Buon pomeriggio a tutte e tutti e ben ritrovati al ciclo di webinar Talk Together, organizzati da Opificio Innova e realizzati in collaborazione con il NOIS e con il contributo della Fondazione di Sardegna. Questo pomeriggio parleremo di identità digitale, il primo appuntamento di un ciclo di tre incontri sulla cittadinanza digitale, organizzati in questo caso in collaborazione con Argo Business Solution. Per i prossimi appuntamenti dei webinar vi invitiamo a visitare il sito di opificinnova.it oppure di iscrivervi alla nostra newsletter per conoscere in anteprima le nuove iniziative targate Opificinnova. Vi ricordo anche che i webinar vanno in diretta sulle pagine Facebook di Opificinnova e di Matex e che verranno trasmessi su Matex TV al canale 272 del Digitale Terrestre. Come vi dicevo, oggi sono in compagnia di Fabio Cassanelli, socio e cofondatore di Argo e consulente in sicurezza digitale. Prima di dare la parola a Fabio, chiedo alla regia di far partire una breve introduzione di Fabio Mereo, che è il vicepresidente regionale di Confartigianato Sardegna, che ci introdurrà al webinar e gli argomenti che tratteremo oggi. Buongiorno a tutti, oggi parliamo di identità digitale, faremo un piccolo check su quello che esiste diciamo, come sistemi per l'identità digitale e poi vedremo un attimo le applicazioni della tua impresa, che è il tema dove ovviamente noi siamo più coinvolti. Identità digitale è in pratica il controllo dell'identità di una persona in ambito digitale, quindi quella persona è realmente quella che dice di essere. Ci sono due linee sull'identità digitale: una è quella più accreditata, ovviamente, che è quella certificata e anche riconosciuta dai governi, e in Italia dal governo italiano, piuttosto che italiano, che è quella dell'identità digitale pubblica. Si compone di una serie di strumenti, questa identità digitale pubblica, poi sicuramente. Non andremo ovviamente a definire la parte tecnica di questi strumenti, ma facciamo semplicemente un piccolo riepilogo di cosa abbiamo. Innanzitutto abbiamo degli strumenti che sono molto conosciuti, che sono lo SPID, la PEC e la firma digitale. Ma tutti questi strumenti sono collegati a una storia, sia normativa che anche tecnologica, e sono anche utilizzati per diverse motivazioni. Inizialmente cosa è successo? C'erano degli enti preposti alla certificazione della realtà dell'esistenza di una persona per accedere a dei servizi pubblici, che vengono definiti identity manager. La Regione Sardegna è uno di questi, infatti attraverso una certificazione di documentazione inserita in un portale rilasciava un nome utente e una password per accedere ai servizi di identità digitale. Con la diffusione di questi portali, lo Stato ha realizzato lo SPID, che è in realtà un sistema per accedere con un sistema unico a tutte le informazioni e a tutte le comunicazioni dei portali governativi, quindi INPS, Agenzia delle Entrate. Ci consente un accesso diretto a delle informazioni e a delle operazioni senza dover passare ovviamente per gli uffici. Ma chi può certificare che l'identità realmente è quella della persona che si sta collegando? Avviene attraverso diversi livelli di sicurezza, anche lo SPID ha tre livelli di sicurezza. Una, per esempio, è quella di inserire le proprie informazioni e dopodiché si ha un nome e password. Ma se una persona ha anche una firma digitale, che è uno strumento che ti consente di firmare, quindi digitalmente, un documento, hai un livello di accesso superiore ai servizi. E se hai anche una smart card fisica, è un livello ancora superiore, ad esempio. Quindi questo controllo documentale dei documenti esistenti fa sì che una persona possa accedere ai servizi governativi. Oltre alla firma digitale abbiamo la PEC, che invece sostituisce la raccomandata R. Quindi con questi tre strumenti, SPID, PEC e firma digitale, uno in realtà può fare tantissime delle operazioni aziendali che ogni giorno dobbiamo fare. Addirittura con una firma digitale puoi cedere quote di un'azienda, quindi puoi fare tantissime, tantissime attività se sei in grado ovviamente di utilizzare. Alcune sono obbligo di legge, come la PEC per un'azienda, è obbligatoria. Poi
Poi ci sono altri sistemi digitali, come la carta d'identità elettronica, che all'interno hanno dei certificati, che sono i certificati della Carta Nazionale dei Servizi, e questi strumenti qui, che sono fisici, possono essere, per esempio, convertiti in una firma digitale aggiungendo un PIN e un PUC, e quindi possono diventare una firma digitale. Quindi tutti questi strumenti a un certo punto diventano sono uno collegati all'altro, ma alla base c'è un ente governativo o comunque chi ha in appalto, ci sono diversi provider come anche le Poste o Aruba e tantissimi Focert, che per conto dello Stato certificano che quella persona è realmente quella persona. Nella carta d'identità elettronica tu vai all'ufficio comunale comunque per certificare che sei tu prima di riceverne una. E lo Stato considera validi questi documenti dopo che c'è appunto questa certificazione. E poi tutti i passaggi, a seconda dei livelli di operazioni che devi fare, possono essere rafforzati tecnicamente, per esempio con l'invio di un token che ti arriva per SMS o una scheda elettronica, e quindi ti consentono di fare operazioni sempre più complesse, o comunque che hanno una possibile gravità legale dimostrabile anche in un procedimento giudiziario, per esempio. Oltre a tutto questo passaggio qui pubblico, lo SPID viene utilizzato anche in contesti privati, cioè il governo dà la possibilità di integrare questo sistema di autenticazione unico anche per altre tipologie di servizi, di portali che possono essere anche di tipo commerciale, perché questo è un single sign-on, e quindi esattamente come un Facebook, come una Gmail o come un altro sistema, ti consente attraverso le tue credenziali di certificare che sei tu. Quindi c'è questa apertura del pubblico verso il privato, che in alcuni contesti, in alcuni tipi di servizi per il privato, possono essere di grande utilità. Qui abbiamo parlato di un contesto nazionale, però molte aziende hanno necessità di vendere all'estero, si aprono a clienti che non sono certificati in Italia, e per questo ci sono altri strumenti oltre a quelli governativi, a parte che ogni governo ha i suoi strumenti, che sono dei sistemi tecnologici. Per esempio abbiamo dei sistemi di verification, che sono dei portali che forniscono informazioni non solo di identità digitale, che si creano attraverso delle banche dati che comunque confermano che sei sempre tu, quindi per esempio la banca dati dei vari ministeri dei trasporti certificano che la patente è messa a nome tuo, le banche dati di una banca certificano che tu hai delle informazioni creditizie che possono certificare che sei tu, ma anche sistemi tecnologici, per esempio quelli con l'intelligenza artificiale. Immaginiamo di dover accedere a un servizio che richiede un'alta velocità di accesso al sistema informatico, tu devi certificare immediatamente che quella persona è quella persona e che non sia una persona, un falso. Quindi probabilmente ti potrebbero chiedere di inserire un documento, quindi di fare la foto del documento, e di farti un selfie tridimensionale, e attraverso l'intelligenza artificiale le due foto, nonostante abbiano età diverse, vengono confrontate per vedere se la persona è identica. E non so, ti possono dare anche altre informazioni, tipo se sei contento, se sei contento, se sei preoccupato, se sei, quindi anche uno stato, diciamo, lo stato che hai in quel momento in cui stai facendo quella registrazione. Tutte queste banche dati riprendono un po' i meccanismi anche dei sistemi utilizzati già per sistemi finanziari, quindi il KYC, che sarebbe Know Your Customer, conosci il tuo cliente, e AML, che è l'anti-money laundering, cioè l'antiriciclaggio, che controllano banche dati internazionali di natura finanziaria, quindi sono delle società che proprio hanno costruito un sistema di centralizzazione dell'informazione su banche dati che ne sono provenienti dalle carte di credito, provenienti dalle banche governative, da chi emette una patente, da sistemi di controllo facciale che possono essere riciclati in altre registrazioni. Quindi questi insieme di informazioni possono essere chiamate e avere subito un'informazione se il cliente ha un'identità verificata oppure no. Quindi abbiamo
visto già due passaggi dell'identità digitale, abbiamo visto quella pubblica, governativa, che è certificata dallo Stato, abbiamo visto quella delle banche dati, che sono servizi di solito a pagamento, ma ognuno scopre anche le sue. Se io lavoro in un determinato mercato di riferimento, potrei controllare le banche dati e integrarle in un portale perché io lavoro malissimo in quel mercato. Ovviamente con lo SPID avrei già integrato il mercato italiano, insieme alla banca di motorizzazione, sport dell'automobilista, eccetera. Ma anche quelle tecnologie come quelle dell'intelligenza artificiale, e sempre di più ci saranno attraverso delle applicazioni alla privacy anche dei sistemi di rating aziendale della persona. Quindi una persona che è un cliente, buon pagatore o che ha creato dei danni o che non li ha creati, eccetera, potrebbe avere un punteggio in un futuro ed essere gestito all'interno di queste banche dati. Per esempio, un tempo si faceva con l'Enel, che poi è stata eliminata da quella pubblica, ma privatamente, tecnicamente, si potrebbe anche gestire. Abbiamo poi un altro passaggio sull'identità digitale che è quello che non si dice mai così, che sono i social. I social in realtà potrebbero, possono e vengono usati per il controllo anche un po' della conoscenza di una persona, se esiste, se ha rapporti con qualcun altro. Un esempio che una volta ho visto in un video di una economista che parlava di consumo collaborativo era quello che lei, australiana, si trasferì in America e non avendo una storia creditizia, nessuno le apriva un conto, nessuno le dava, diciamo, la possibilità, perché comunque l'America proprio si basa molto sulla storia creditizia, le carte di credito che non esiste tantissimo, se non hai mai fatto niente non si è riconosciuto. Mentre adesso un social come LinkedIn, che è aziendale, professionale, in realtà ti dice già qualcosa su quella persona. E quindi è un'informazione in più. Poi certo può essere simulata, ma come può essere simulata nella realtà la vita di una persona? E come può essere anche simulato un documento? Un tempo c'erano per esempio dei documenti falsificati, esiste anche diciamo, proprio questo tipo di reato, che è sostituzione di persona, ma con l'identità digitale probabilmente è più complesso perché le informazioni arrivano su canali diversi. Ovviamente bisogna stare molto più attenti rispetto al passato. Quindi anche questo dei social è un sistema che ha aperto il mondo alla fiducia, quindi diciamo, la capacità di condividere informazioni personali con altri, persone che commentano sulle cose che fai, che probabilmente in uno stato dove nessuno ti conosce, ed è anche un'apertura al mercato per le aziende, ti danno già un punteggio psicologico, diciamo, su quella persona esiste, quindi posso avere un di fiducia e tranquillità. Quindi, in sintesi, questa identità digitale è vero che c'è la parte pubblica che è certificata e garantisce le operazioni statali, ma anche quelle private e governative, ma poi c'è tutto un altro filone che è legato più all'azienda, più alle transazioni commerciali e più anche a come un'azienda rappresenta la sua immagine all'esterno. Ringraziamo Fabio Mereu per la sua introduzione. Ora darei la parola a Fabio Casanelli che... Grazie mille della presentazione, è stato anche molto interessante l'intervento, diciamo, introduttivo dell'altro Fabio, ovvero Fabio Mereu. Oggi, infatti, parliamo di identità digitale in una serie di appuntamenti che toccheranno più argomenti. Si parte dall'identità digitale, poi parleremo di SPID e infine di sicurezza digitale. Nell'incontro di oggi sull'identità digitale, non parleremo strettamente dell'identità digitale, certificata, diciamo, dallo Stato o dagli identity provider. Parleremo di identità digitale, diciamo, a 360 gradi. Parleremo poi di questi strumenti, lo SPID, e gli altri, che sono a disposizione dei cittadini e delle aziende nel secondo incontro, soprattutto.
Oggi parleremo, diciamo, di identità digitale a 360 gradi, perché l'identità digitale, insomma, è l'insieme dei dati, delle informazioni e attributi che definiscono il titolare e costituiscono la sua rappresentazione virtuale, diciamo, di una persona reale, utilizzabile durante interazioni elettroniche con persone o sistemi informatici. Più in particolare, vedremo in questa lezione come proteggere la propria identità digitale, perché sia lo SPID, sia la firma digitale, sia la PEC, comunque hanno degli elementi che consentono di attivare questi strumenti e di accedervi in modo sicuro, che se non vengono adeguatamente protetti, anche SPID, PEC, identità digitale e altri strumenti certificati possono essere, diciamo, utilizzati in maniera scorretta o venire peggio, diciamo, hackerati. Iniziamo questo incontro sui diritti, perché è importante, perché noi quando utilizziamo internet, i social media in generale, quando arricchiamo, interagiamo la nostra identità digitale, che non è solo composta da informazioni che inseriamo noi in rete, ma anche da informazioni che appunto vengono pubblicate da altre persone o altri enti, dobbiamo sapere innanzitutto che abbiamo dei diritti introdotti dal GDPR. GDPR o GDPR è il regolamento dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali. Molti lo conoscono, insomma, come il regolamento sulla privacy. Parleremo di GDPR o GDPR anche nel terzo webinar e sarà in particolare molto interessante per gli imprenditori, gli artigiani o chiunque ci seguirà, perché spiegheremo anche alcuni aspetti molto importanti per rendere compliant, tra virgolette, o conforme la propria impresa o la propria attività. Iniziamo dai diritti perché? Perché conoscere i propri diritti ci dà pieno controllo, diciamo, sulla nostra identità digitale, non solo sulle informazioni che abbiamo, diciamo, condiviso noi o che abbiamo inserito nel nostro terminale o nel nostro smartphone, ma anche quelle che sono presenti in rete. Allora, noi innanzitutto come cittadini abbiamo dei diritti, possiamo esercitarli verso qualsiasi titolare del trattamento o responsabile del trattamento. Diciamo, il titolare del trattamento è colui che tratta i dati e definisce la finalità del trattamento. Innanzitutto noi come cittadini abbiamo il diritto di accedere ai nostri dati personali. Che cosa vuol dire accedere ai nostri dati personali? Vuol dire che in qualsiasi momento noi non è che abbiamo il diritto di accedere nelle stanze in cui vengono trattati i nostri dati o accedere alle server farm. Abbiamo il diritto di ricevere una copia delle nostre informazioni. Di conseguenza, noi presso una pubblica amministrazione, presso un social media, presso qualsiasi, diciamo, altro ente o chiunque tratti i nostri dati personali, noi possiamo avanzare una richiesta di diritto di accesso ai nostri dati personali. Se scopriamo che questi dati sono sbagliati, sono scorretti, abbiamo il diritto di rettifica, quindi possiamo chiedere che questi dati vengano corretti. Un altro diritto molto interessante è il diritto all'oblio, perché è estremamente interessante, perché come dicevo prima, quali sono gli strumenti che ci consentono di avere il pieno controllo della nostra identità digitale? Innanzitutto il diritto di accesso per avere accesso ai nostri dati personali e sapere quali dati sono disseminati presso vari titolari del trattamento. Il diritto all'oblio è il diritto a essere dimenticati, il diritto alla cancellazione dei dati personali. Noi possiamo utilizzarlo, per esempio, su Facebook o su qualsiasi social media a cui siamo iscritti. A un certo punto noi abbiamo il diritto di cancellare tutte le informazioni che avevamo precedentemente condiviso e farlo in maniera semplice. Oppure è molto interessante per quanto riguarda le sue declinazioni, anche per quanto riguarda i motori di ricerca. Noi possiamo e abbiamo a disposizione un form per il diritto all'oblio da esercitare su Google, quindi se troviamo delle informazioni o degli articoli su di noi, sui motori di ricerca, possiamo chiedere che questi vengano deindicizzati, quindi abbiamo il diritto di essere dimenticati. Magari molti di voi diranno: beh, ma davvero abbiamo questo diritto? Se c'è un giornale che parla di noi per un crimine efferato o per qualcosa che è successo di recente, abbiamo veramente la possibilità di cancellare
tutti i nostri dati personali? No, con delle limitazioni. Tutti questi diritti hanno delle limitazioni. Per esempio, il diritto di accesso non può essere fatto valere presso una procura della Repubblica che sta indagando su di noi, come il diritto all'oblio non può essere fatto valere presso, ad esempio, un giornale che sta esercitando il suo diritto di cronaca. Il diritto di cronaca, diciamo, viene prima del diritto all'oblio. Un altro aspetto molto interessante dei diritti introdotti dal GDPR o GDPR è l'obbligo di notifica da parte del titolare del trattamento, ovvero noi non solo abbiamo il diritto di esercitare i nostri diritti, ma anche di ricevere una notifica, di essere aggiornati in tempi brevi, entro 30 giorni nei casi più semplici, 2 mesi nei casi più complessi. Infine abbiamo il diritto di portabilità dei dati, sono i nostri dati. Noi abbiamo il diritto di trasferirli, ad esempio, da un dispositivo all'altro. Se abbiamo acquistato un wearable che ci, diciamo, registra le attività sportive o le attività del sonno e noi acquistiamo un dispositivo di un concorrente, noi abbiamo il diritto appunto di trasferire i dati, ma più comunemente il diritto di ricevere i nostri dati in formato comunemente leggibile. Dopo aver fatto questa prima disamina, diciamo, dei diritti che abbiamo in quanto cittadini e che possono essere esercitati anche per avere pieno controllo della nostra identità digitale, cerchiamo di capire quali siano i propri rischi per la propria identità digitale. Come dicevo prima, vi ricordo che i sistemi e il sistema pubblico per l'identità digitale e come utilizzarlo, insomma, sarà tema del prossimo incontro. Adesso capiamo innanzitutto come di base difenderla la nostra identità digitale, perché di nuovo per attivare lo SPID, per attivare la firma elettronica, la PEC, abbiamo già bisogno di alcuni dati, come la nostra mail, come il nostro numero di telefono, e se noi non siamo attenti a proteggere questi dati e utilizzarli in modo corretto, anche la nostra identità digitale certificata può essere a rischio. Quali sono i principali rischi? Il furto d'identità, innanzitutto, come diceva prima Fabio Mereu, c'è la possibilità che qualcuno si spacci per noi. Il furto dei dati, dei nostri dati, sto sempre parlando di dati di persone fisiche, parleremo poi di azienda nella terza puntata. La violazione dei propri account, mail, social media, eccetera. La nostra mail è depositaria magari di codici temporanei che vengono inviati per reimpostare la password, quindi se ci viene violata la nostra mail rischiamo che numerosi altri account di vari servizi ci vengano violati. Attacchi ransomware, ovvero i dati sul nostro dispositivo vengono criptati e ci viene richiesto un riscatto da pagare in Bitcoin per riavere indietro i nostri dati. Perdite finanziarie, phishing, vedremo più tardi che cos'è. Truffe online come la contraffazione e infine il cyberbullismo per chi è più giovane, diciamo. Ora, una premessa. Nel corso di questo webinar vedremo alcuni sistemi di sicurezza, alcune buone pratiche che conviene adottare per ridurre il rischio, per proteggere al meglio la propria identità digitale. La prima premessa però è che questo elenco non sarà esaustivo, perché ovviamente dovremmo parlarne per 10 ore. Parleremo delle misure di sicurezza principali. La seconda premessa è che negli anni bisognerà aggiornarsi, bisognerà adottare delle misure sempre più aggiornate e aggiornate secondo lo stato dell'arte. Perché? Perché come nella preistoria, insomma, fu inventato lo scudo per pararsi dalle frecce o dai colpi di spada, quando è stata poi inventata un'arma, diciamo, molto più potente, come il fucile o altri tipi di armi, ovviamente le misure di sicurezza hanno dovuto aggiornarsi. E la stessa cosa per l'informatica. Le misure di sicurezza di oggi non potranno proteggerci per sempre. Quindi questa è la seconda premessa. La terza premessa è quella ancora più importante perché è, diciamo, sistemica per le nostre vite. Il rischio si può solo ridurre, ma non si può mai azzerare. Siamo appena, diciamo, usciti, ma non ancora usciti, stiamo affrontando una delle fasi, diciamo, più tranquille insieme alla scorsa estate della pandemia, ma come ricorderete tutti, noi ci siamo disinfettati spesso le mani,
portiamo le mascherine al chiuso, le abbiamo portate per un periodo all'aperto, perché? Perché erano tutte misure per ridurre il rischio, limitare i contatti. Adottando queste misure abbiamo azzerato il rischio, è sparito il virus? No, perché questo, di nuovo, portare a zero, non appartiene alla specie umana, alla realtà che viviamo. Stessa cosa per la sicurezza sul lavoro. Ci mettiamo il caschetto nel cantiere, i guanti antinfortunistica, le scarpe antinfortunistica, porteremo a zero il numero di incidenti sul lavoro? No, li ridurremo, ridurremo il rischio. Quindi la stessa cosa vale per la difesa della propria identità digitale. Tutte le misure che intraprenderemo ridurranno di un pezzettino il rischio di violazione della propria identità digitale, ma non lo azzereranno. Comunque è sempre meglio avere un rischio ridotto del 90% rispetto che un rischio, diciamo, altissimo. Perché è molto importante parlare di queste cose? Beh, ma sono all'ordine del giorno. Ho preso solo due esempi relativi a Cagliari recenti. Il comune di Cagliari è stato colpito da un attacco CryptoLocker, classico attacco ransomware, e quindi è stato mandato in tilt in pieno il comune di Cagliari. O è successo a un laboratorio di analisi, stessa cosa, un attacco hacker. Quindi questa serie di incontri serve anche a questo, a prepararsi, soprattutto il primo e il terzo incontro. Adesso dirò cose banali, ma sono cose molto importanti che spesso vengono sottolineate. Tenete sempre aggiornati i vostri dispositivi, lo smartphone, il computer, il tablet. Non ascoltate chi vi dice: ma no, ma poi si rallenta, c'è l'obsolescenza programmata. In parte è un tema, quello dell'obsolescenza programmata, che chi crea i dispositivi, insomma, diciamo, distribuisce degli aggiornamenti che possono rallentare. Ci sono state anche delle multe da parte delle autorità europee, però il rischio di avere un problema dal punto di vista della violazione dei dati è molto più pericoloso rispetto ad avere il dispositivo un pochino più lento. Quindi fatelo sempre. Tenete aggiornati i sistemi operativi, computer, tablet e smartphone. Stessa cosa, tenete aggiornate tutte le app e i software che utilizzate, sia che utilizziate uno smartphone Android, che Apple, che qualsiasi software che utilizzate sul computer. Come dicevo prima, aumentano nel tempo le minacce, vengono create nuovi tipi di minacce, oppure vengono scoperti dei bug che all'inizio, quando era appena stata sviluppata l'applicazione, non erano stati ancora scoperti. Quindi di base cercate di mantenere sempre aggiornate tutte le app e i software, oltre ai sistemi operativi. Il terzo punto che vi suggerisco di adottare, per quanto banale possa essere anche questo suggerimento, è utilizzare un antivirus, un antimalware. Insomma, ce ne sono anche di gratuiti sul mercato. Averne uno gratuito è sempre meglio che non averlo. Molti spesso dicono: ma per il Mac, meglio non usarlo, non esistono virus. Ora prendete con le pinze anche queste affermazioni. Una volta il sistema operativo del Mac era minoritario rispetto all'utilizzo di sistemi operativi prodotti da Microsoft e quindi Windows, quindi c'erano molte meno minacce per il Mac, perché per colpire sui grandi numeri nel mucchio non conveniva creare dei malware o dei virus per il Mac. Adesso i numeri stanno aumentando e di conseguenza è sempre più intelligente anche muoversi per proteggere questo tipo di dispositivo. L'altro tema molto importante è quello della gestione delle password. Anche questo, vissuto con grande noia da molti utenti, sia in ambito privato che in ambito aziendale. Però ora cercheremo di capire perché, quando ci iscriviamo a un servizio, ci viene consigliato di utilizzare sempre una password lunga di almeno 8-10 caratteri. Ci viene consigliato di cambiarla periodicamente. Anzi, ci sono dei sistemi che ci consigliano ogni 3 mesi di aggiornarla. Evitare di utilizzare informazioni personali all'interno della password. Evitate di inserire nome, cognome, date di nascita di familiari, di parenti, di conoscenti. Qualora in passato siano stati appunto delle violazioni dei dati,
oppure vi siano online delle informazioni su di voi pubblicamente accessibili, chi vuole entrare nei vostri account utilizzerà queste informazioni come primi tentativi. Utilizzare un'alternanza di caratteri speciali, numeri, lettere maiuscole e minuscole, non riutilizzare le stesse password usate in precedenza, anche questo vedremo perché. E le password ovviamente dovrebbero essere strettamente personali. Faccio un esempio per farvi capire perché è importante utilizzare una password complessa. Ci sono ovviamente dei sistemi che impediscono gli attacchi vocabolario o i brute force, ovvero sono quegli attacchi che provano tutte le combinazioni di una password fino a che non riescono, diciamo, a entrare all'interno di un pannello. Ormai sono sempre più diffusi questi sistemi, però non ancora tutti i servizi li hanno attivati e quindi alcuni pannelli di login sono suscettibili a questi cosiddetti attacchi brute force o vocabolario. Quindi c'è un softwareino che prova tutte le varie password e se voi avete scelto una password con 8 lettere minuscole, ovvero la parola password, ci metterà 1 minuto e 13 secondi ad hackerarvi l'account. Se avete messo una lettera maiuscola siete un pochino più tranquilli, 5 ore e 13 minuti, ma se c'è qualcuno veramente interessato le aspetta 5 ore e 13 minuti, anche perché lo fa in automatico. Se aggiungete un numero alla fine, quindi diventano 9 caratteri più un numero, un mese e 25 giorni, se aggiungete anche un carattere speciale, 609 anni e 11 mesi, che direi che è la garanzia migliore. Però anche la password con il carattere speciale, il numero, la maiuscola non vi schermerà mai al 100%. Quello che bisogna fare per essere protetti, diciamo, quasi al 100%, e vi spiego adesso perché, ma lo vedremo anche dopo, è l'autenticazione a due fattori. Attivate, ove possibile, sempre l'autenticazione a due fattori, soprattutto se sono le mail che utilizzate per accedere, per rigenerare, per esempio, la password dello Speed o di altri sistemi anche di identità digitale certificata, se sono le mail che utilizzate per i social media, ma sugli stessi social media, dove potete e dove è disponibile, ormai è disponibile su quasi tutti i social media, attivate l'autenticazione a due fattori. Che cos'è l'autenticazione a due fattori? È l'inserimento di due fattori per entrare all'interno di un pannello, non solo la propria password, ma anche un codice univoco che magari ci viene inviato al telefono via SMS o generato tramite un'applicazione. Ora, io fino a, non lo so, qualche anno fa vi avrei detto inserite il vostro numero di cellulare, vi fate mandare il codice via SMS e siete tranquilli. Ora, in realtà, la situazione sta diventando sempre più problematica utilizzando l'autenticazione a due fattori tramite SMS. Poi vi prendo un intervento dell'8 aprile del 2021 del Garante per la protezione dei dati personali, più comunemente chiamato Garante della privacy, in cui dice di fare molta attenzione agli attacchi di SIM swapping o SIM swap. Che cos'è questo tipo di attacco? Allora, facciamo il caso che una persona in qualche modo riesca a impadronirsi della, diciamo, fotocopia della vostra carta d'identità, del vostro codice fiscale, magari riuscita ad hackerare i vostri dati o in qualche modo c'è stato qualche database di un sistema, di un repository dei vostri dati personali. Che cosa fa? Va dal vostro operatore di servizi telefonici, può essere Wind, Vodafone, Iliad, eccetera, qualsiasi, non c'è problema. Si interfaccia all'operatore di servizi telefonici, dice: guardate, sono io, Mario Rossi, e purtroppo non mi funziona bene la SIM, l'ho persa, si è rotta, mi funziona un po' non mi funziona. Per favore, me ne mandate una nuova. E l'operatore di servizi telefonici dirà: sì, ma ci dimostri che sei veramente tu Mario Rossi? Lui dirà: certo, sono io. Vedi, vi mando la carta d'identità, vi mando il codice fiscale. Cerca di, diciamo, fregare l'operatore di servizi telefonici. E l'operatore di servizi telefonici manderà
una copia della vostra SIM a quella persona che si è finta di essere voi, disattiverà la vostra SIM e quella persona con l'autenticazione a due fattori riuscirà a violare tutti i vostri account di social media, email. Utilizzare ad esempio lo SPID quando c'è l'autenticazione a due fattori tramite SMS. Quindi, se potete, non utilizzate il cellulare come sistema di autenticazione a due fattori, ma utilizzate un'app tipo Google Authenticator, ma ce ne sono altre, sono delle app che generano, diciamo, a ripetizione dei codici che possono essere utilizzati per accedere a tutti i servizi che utilizziamo. Ovviamente, non l'ho detto prima, è molto importante, lo smartphone su cui avete queste app o che eventualmente ancora utilizzate con il numero di telefono a cui vi arrivano i codici, mi raccomando, protetto dal blocco a schermo, quindi o con l'impronta digitale o con un codice abbastanza complesso per sbloccare lo schermo, perché se perdete il vostro telefono la vedo decisamente dura. Perché è anche importante attivare l'autenticazione a due fattori? Ve lo spiego subito. Voi avete utilizzato la password più difficile del mondo, col carattere maiuscolo, il numero, il carattere speciale, non avete messo informazioni personali, avete fatta difficilissima la password. Però cosa succede? Nessuno riesce magari ad hackerare la vostra password perché viola il vostro pannello di accesso, ma perché il servizio che gestisce queste password ha un data breach, nel senso viene hackerato esso stesso, i suoi database vengono pubblicati su internet. Di conseguenza, io suggerisco sempre per farvi una cultura, anche per maggiore consapevolezza, per proteggervi, di fare un giro su questo sito. Vi ho messo il link, vi do qualche secondo mentre parlo per segnarvelo. Su questo sito è totalmente sicuro, non vi preoccupate, potete scrivere i vostri indirizzi email o il vostro numero telefonico, ovviamente anticipandolo con un più 39, e questo sito vi indica tutti i data breach di cui siete stati vittima in passato. Quindi, per esempio, qua il garante della privacy si riferiva al data breach di Facebook. I numeri di telefono di moltissimi italiani, 36 milioni di italiani, sono stati pubblicati su internet, oppure scoprirete che in passato uno dei servizi che utilizzate è stato hackerato. Quindi avete scelto la password più difficile del mondo? Beh, purtroppo si trova online. Utilizzate sempre la stessa password per tutti i servizi e non avete l'autenticazione a due fattori? Andandola a cercare in uno di questi database, un soggetto malintenzionato vi entrerà ovunque. Quindi utilizzate questo sito per fare un test. Se le vostre password in passato, i vostri account sono stati già violati, cambiate la password, attivate l'autenticazione due fattori e state molto attenti in futuro e monitorate appunto la situazione. C'è un'altra misura di sicurezza, spesso diciamo ignorata. Poi non l'ho detto prima, ma chiunque abbia domande le scriva, oppure anche Marco, se gli vengono in mente dei dubbi, delle domande, interrompetemi in qualsiasi momento. Comunque, una misura di sicurezza di enorme buonsenso, ma spesso non applicata, un po' per sciatteria, un po' per noia, un po' per pigrizia, ma sono lati dell'animo umano che abbiamo tutti. Non è che tutti ci svegliamo ogni giorno pieni di efficienza e di visione. A volte puntiamo a delle semplificazioni, a delle scorciatoie che non ci facciano perdere tempo. Tuttavia, adottandone alcune, rischiamo, cioè, abbiamo molti benefici di protezione. Uno di questi è il backup dei dati. Il backup dei dati non ci protegge dalla violazione di dati in senso stretto, in cui i nostri dati sono pubblicati su internet o diffusi illecitamente. Il backup dei dati ci protegge, per esempio, se i nostri dati vengono criptati e ci viene richiesto un riscatto, oppure se il dispositivo, che può essere il computer, il cellulare, l'hard disk in cui sono presenti le nostre foto, i nostri documenti, si rompe, per esempio. Il backup dei dati è un insegnamento che in economia si fa da moltissimo tempo, che è il classico non mettere tutte le uova nello stesso paniere. Se io metto tutte le uova nello stesso paniere, investo tutti i miei soldi su una singola azione,
se quel paniere si rompe, tutte le uova si rompono, se quell'azione va male, perdo tutti i miei soldi, se metto tutti i miei dati solo su un hard disk, solo su un dispositivo e succede qualcosa, io ho perso definitivamente tutti i miei dati. Di conseguenza è molto importante avere dei sistemi di backup multipli anche in cloud. Cloud sicuro con l'autenticazione a due fattori, ne esistono molte alternative e questo è un suggerimento che mi sento di darvi e lo darò anche nel webinar sulle imprese. Un'altra misura, più che misura da adottare per voi, ma a cui stare attenti, è quando navigate su internet. Fate sempre attenzione, tenete sempre d'occhio i siti web quando navigate. Controllate sempre che il sito web sia in HTTPS, ovvero la URL del sito web sia HTTPS due punti slash slash www, non HTTP. Se è HTTPS vuol dire che è stato installato un certificato SSL e le informazioni vengono cifrate e non possono, diciamo, essere intercettate da un cosiddetto attacco man in the middle. Poi, non entriamo troppo nel dettaglio, esistono diversi tipi di certificati SSL, dei meccanismi di cifratura più o meno elaborati, tuttavia, se non c'è proprio il certificato SSL, non inserite i vostri dati personali, che sia un sito web, un e-commerce, un form dei contatti, mai inserire i propri dati. Proseguiamo ancora parlando di phishing, quindi non solo, come vedete, le misure di sicurezza per proteggere i nostri account, la nostra mail, le nostre password, ma anche dei comportamenti proattivi o cautelativi quando si naviga su internet. Quindi, che cos'è il phishing? Il phishing è chi cerca di pescare, perché phishing è quello, la definizione in inglese, delle informazioni da noi, truffandoci, magari mandandoci un'email che finge di essere la nostra banca o il nostro operatore di servizi telefonici che ci invita a scaricare una bolletta e magari ci chiede dei dati personali, la nostra password o qualsiasi altro tipo di informazione. Bisogna fare estrema attenzione, quindi notare se nella mail ci sono meno degli errori di sintassi o errori grammaticali, perché molto spesso c'è un'industria dietro questo phishing, vengono tradotte le mail in automatico in varie lingue, quindi magari bisogna stare attenti, poi tenere sempre conto delle indicazioni ufficiali della propria banca o del proprio operatore dei servizi telefonici, piuttosto contattarlo prima di cliccare su un determinato link di una mail. E stessa cosa, fare molta attenzione anche quando si naviga, perché il phishing non viene solo portato avanti tramite delle email che cercano di ingannarci, ma molto spesso vengono utilizzati anche dei veri e propri siti, tra virgolette, civetta, che hanno l'obiettivo o di raccogliere i nostri dati o di carpire i dati della nostra carta di credito, magari siti che vendono prodotti contraffatti. Siti che vendono prodotti che costerebbero molto di più e sono venduti a un prezzo irrisorio, magari siti hackerati di associazioni, enti pubblici. Come vedete, come dicevo prima, il sito è segnalato come non sicuro perché non è installato il certificato SSL, quindi ci sono diverse modalità per cui possono essere carpiti i nostri dati personali. Ok, diciamo che abbiamo adottato tutte le misure di cui vi ho parlato, quindi aggiornamento dei sistemi operativi, dei software, il backup, le password sicure, l'autenticazione a due fattori. Nel terzo webinar vedremo anche come proteggere il proprio dispositivo, i dati sul proprio dispositivo in caso di furto o in caso di smarrimento. Vedremo per esempio la cifratura dei dati sull'hard disk nel terzo webinar. Vedremo anche molte misure di sicurezza. Però, come dicevo prima, adottate tutte le misure di sicurezza, il rischio zero non siamo riusciti a raggiungerlo, come è normale che sia. E quindi subiamo una violazione dei dati, un reato telematico. Che cosa si può fare? A chi ci si può rivolgere? Beh, c'è la polizia postale. La polizia postale avrebbe un comodissimo form per la denuncia dei reati telematici online, ma purtroppo
è momentaneamente sospeso perché ci viene detto che è in atto una reingegnerizzazione dell'infrastruttura. Quindi ci si può rivolgere all'ufficio di polizia più vicino. Ovviamente quando succede una di queste truffe, ci vengono rubati i dati, vengono pubblicati su internet, riceviamo delle minacce, magari ci viene minacciato appunto di condividere dei video, delle foto, qualsiasi altra minaccia, stiamo molto calmi. Può succedere a tutti, parliamone sempre con le persone che ci sono vicine e rivolgiamoci, insomma, alle forze dell'ordine. Anche perché teniamo conto che di phishing, io prima ho parlato di siti web che vendono prodotti contraffatti, di mail, ma molto spesso il phishing o le truffe online possono venire condotte anche attraverso i social network, quindi con dei profili fake, vuol dire falsi su Facebook, su Instagram, a cui possiamo condividere le nostre foto, dei nostri dati. Insomma, rivolgiamoci all'ufficio di polizia più vicino. Quindi andando a vedere nella sezione della polizia postale ci indicherà tutti i riferimenti e potremo rivolgere la nostra denuncia. A volte invece potremmo essere non noi le vittime, ma magari navigando perché siamo stati attenti, perché abbiamo seguito questa serie di webinar, ma anche perché ci siamo fatti una cultura online, ci accorgiamo che ci sono dei siti pericolosi e quindi noi possiamo addirittura segnalare alla polizia postale quello che troviamo. Casi per esempio di defacement, ovvero qui in un sito ufficiale vengono caricate delle pagine, magari tramite iniezione di codice o altri sistemi, e quindi il sito è diventato malevolo, contraffattivo. Oppure possiamo segnalare e denunciare casi di pedofilia, di phishing, di abusi condotti sui social network, magari dei furti di identità, oppure del terrorismo, dei casi di terrorismo. Conseguenza. È molto importante anche essere proattivi per proteggere magari altre persone che ancora non sono incappate in questi problemi. Si può fare anche un reclamo al garante della privacy nel caso di violazione dei propri dati. Se per esempio abbiamo affidato dei nostri dati a un social media o a qualsiasi altro servizio online, i nostri dati sono stati violati, oppure noi abbiamo esercitato i nostri diritti, non c'è stato, di cui abbiamo parlato all'inizio, e non abbiamo ricevuto risposta, non possiamo mandare un reclamo anche al garante della privacy. E quindi ho una raccomandata, ho una PEC, c'è il modulo di reclamo. Insomma, sul sito del garante della privacy trovate tutte le informazioni che possono esservi utili. Ora lascerei lo spazio alle vostre domande, se ne avete, o se Marco ha delle domande, in modo da toccare, diciamo, altri punti sul tema appunto dell'identità digitale, della protezione di questa. Sì, Fabio, sono arrivate un paio di domande. Allora, inizio subito. Guarda, qua ti faccio prima quella che mi è venuta in mente a me, perché ho visto che non hai toccato l'argomento, riguarda l'uso dei portali di pagamento come PayPal o Stripe. Io, davvero, forse a sentimento, li ritengo più sicuri, perché mi sono sempre trovato bene anche per la facilità di utilizzo rispetto a. Quindi ti chiedo se effettivamente è così, da questo punto di vista, sono più sicuri rispetto magari a applicazioni esterne, ma anche ad esempio Google Pay, Apple Pay, che sono appunto di Android e Apple. Sì, assolutamente sì. Bisogna tener conto che esistono anche, per non entrare troppo, diciamo, nel complesso dei plugin o delle possibilità di, tra virgolette, fare l'embed o innestare Stripe o PayPal su un sito di e-commerce, e Stripe e PayPal richiedono dei requisiti abbastanza elevati di sicurezza, un protocollo di cifratura, un certificato SSL di un certo livello, ma anche utilizzarli direttamente atterrando sui loro servizi ci dà delle garanzie in più. In particolare, molte persone utilizzano PayPal quando acquistano online perché PayPal, diciamo, dà la possibilità di rimborsare nel caso in cui si sia incappati, per esempio, in una truffa. Quindi assolutamente sono sicuri. E poi molto spesso, ma il sistema dei pagamenti digitali sta evolvendo, quindi sono molto più sicuri rispetto a una volta. Di nuovo, ne abbiamo parlato prima, autenticazione
a due o più fattori. Io quando effettuo un acquisto online, una volta bastava inserire carta di credito, codice, nome e cognomi, inviavo e veniva addebitato, diciamo, sulla carta di credito. Adesso c'è la possibilità di confermare all'interno dell'app della propria banca, quindi inserire un codice aggiuntivo. Quindi sicuramente sì, anch'io mi sento molto più sicuro quando ci sono questi sistemi e quando c'è l'autenticazione a più fattori. Ok, bene, sono contento allora per quanto mi riguarda. Un'altra domanda che è arrivata è se acquistando un cellulare, diciamo, a basso costo, non di ultima generazione, c'è un rischio maggiore di subire un attacco, comunque di avere un furto, una violazione dei dati rispetto a magari un cellulare, quelli che vengono definiti top di gamma. No, quello diciamo no, il problema è se il telefono dopo magari 2 anni, o spero un po' di più, non riceve più aggiornamenti di sicurezza dalla casa madre e quindi però a un certo punto ce ne viene data notifica e diciamo molto spesso poi sono gli stessi fornitori dei sistemi operativi, per esempio Google ad avvisarci oppure le varie app perché non vogliono che un dispositivo poco sicuro venga utilizzato, diciamo, come grimaldello, quindi ci viene detto magari dopo una certa versione non ti sarà più possibile utilizzare questa app WhatsApp su questi modelli di telefono perché non ricevono più aggiornamenti di sicurezza. Quindi il costo non è tanto una discriminante, ma quanto l'anno di acquisto. Più il telefono è vecchio, più aumenta la probabilità che non riceva più aggiornamenti di sicurezza. Ok, perfetto. Abbiamo altre due domande. Una riguarda la connessione, quindi ci chiedono se ci dobbiamo fidare delle connessioni pubbliche, magari in paesi extraeuropei. Quindi immagino comunque si riferiscano al wifi aperto, alle stazioni di free wifi, se c'è sicuramente qualche problematica in più rispetto a una connessione della nostra casa privata. Sì, assolutamente sì. Teniamo conto, per esempio, l'esempio che ho fatto prima di navigare su un sito senza certificato SSL. Se ci si connette a una rete Wi-Fi pubblica non protetta, sarà molto facile per un'altra persona connessa a quella rete non protetta intercettare i dati, i pacchetti di dati che vengono inviati attraverso quel sito web senza il protocollo di cifratura, quindi sicuramente ci sono dei rischi maggiori rispetto alla rete di casa nostra, quindi bisogna sempre fare molta attenzione nel corso delle navigazioni. Ci sono persone che vogliono essere, diciamo, molto attente anche per quanto riguarda la privacy quando utilizzano le connessioni pubbliche, per esempio, utilizzano delle VPN, esistono dei sistemi di VPN sempre più economici che, ad esempio, si possono impiegare per rendere privata la navigazione quando si è, per esempio, con delle reti pubbliche. Ok, ti lascio allora. Tanto ti chiedo se puoi interrompere la condivisione, così tanto Assolutamente. ti chiedo, abbiamo l'ultima domanda. Appunto, il nostro spettatore, usando il sito da te suggerito, ci scrive: mi sono reso conto di aver subito delle violazioni. Posso agire in maniera retroattiva? Allora, il fatto di aver subito delle violazioni non vuol dire necessariamente che qualcuno ci sia entrato nell'account, perché magari sono stati hackerati, come dicevo prima, 36 milioni di account in una volta sola, 40 milioni, 100 milioni. Magari online è disponibile una lista in cui c'è la nostra mail, la nostra password, eccetera. Non è detto che qualcuno sia andato a prendere, perché magari non interessano a nessuno i nostri dati, non siamo una persona pubblicamente o politicamente esposte e quindi sono lì parcheggiate. Si può agire retroattivamente se si cambia immediatamente la propria password, se si attiva l'autenticazione a più fattori, perché preveniamo in futuro che questa password venga utilizzata per farci degli ulteriori danni e soprattutto quello che possiamo fare è non utilizzare mai più quella password che è stata adottata
e soprattutto non utilizzarne una simile, magari cambiando solo un punto esclamativo al posto di un punto interrogativo, qualche numero in più, insomma, scegliamone una completamente diversa. Perfetto. Allora, non ci sono altre domande, sono quasi le 4, quindi io intanto ti ringrazio Fabio, ringrazio anche Fabio Merrei per l'introduzione e vi do appuntamento sempre con Fabio e sempre con Argo per il prossimo, la seconda parte che sarà sullo SPID, uno strumento che anche adesso con il Green Pass, le certificazioni stiamo sempre più utilizzando e imparando a conoscere. Quindi il 14 luglio, sempre alle 15, comunque vi invito a visitare il sito di Opificio Innova, opificioinnova.it, per rimanere aggiornati su tutti i nostri appuntamenti. Grazie Grazie. mille, grazie a tutte e tutti e grazie Marco, grazie a voi.